Centauri della Norton, gli inglesi Bell e Daniel. Dante Bianchi porterà la sua Guzzi al quinto posto. Temi, ce la racconti anche noi con la barzelletta. Mm? Gente allegra, ma il cielo lo aiuterà solo fino al settimo giro. 20 e 17, due Gilera, Clementic e Bandirola. Il nefasto 17 fermerà la corsa all'undicesimo giro. Il 20 arriverà al 61esimo, dopo aver invano pregustato la vittoria. Trionferà la Guzzi di Balzarotti o quella di Lorenzetti. Ma all'ultimo giro Balzarotti sbanderà rovinando la moto e Lorenzetti rovinerà il suo tempo nell'inevitabile collisione. E così Artesiani su Gilera si trova al primo posto e questa si chiama davvero una fortuna a massima cilindrata.